Bella a tutti ragazzi, sono Mirko, bentornati su Gameplay Channel e su Sim Rail. Allora ragazzi, proviamo quest'oggi insieme la versione diciamo definitiva, nel senso che quella che è uscita su Steam, nonostante sia un simulatore ovviamente ancora in accesso anticipato, a fronte delle altre due prove che abbiamo fatto qualche tempo fa sulla demo e sulla versione invece in beta, che era incentrata diciamo sul multiplayer. Nella versione uscita ufficialmente su Steam c'è ovviamente sia l'aspetto in single player con tutorial e anche le varie tratte appunto da affrontare single player, sia l'aspetto ovviamente in multiplayer. Cose che devono essere ancora sbloccate sono l'editor, che è una delle caratteristiche insieme al multiplayer più interessanti di questo simulatore, e poi una funzione deposito che ancora non so bene a che cosa servirà, poi lo vedremo ovviamente quando verrà sbloccata. Per chi non conoscesse il titolo, è un simulatore ferroviario, ovviamente questo penso l'abbiate capito, che a mio avviso è da tenere d'occhio, perché rispetto magari a un Train Simulator, Train Sim World eccetera, offre per l'appunto un discorso multiplayer che è veramente molto molto divertente. Se a questo uniamo un editor che potrà dare la possibilità insomma alla community di creare magari scenari italiani, e non sarebbe assolutamente male, potrebbe essere ancora più interessante questo, perché magari ci permetterà finalmente di avere scenari italiani installabili facilmente, magari attraverso il workshop di Steam, senza dover fare installazioni massacranti come purtroppo bisogna fare attualmente su Train Simulator, piuttosto che come si chiamava quell'altro, quello gratuito, Rail qualcosa, non mi ricordo. Comunque insomma ci sono solo quei due simulatori che offrono scenari italiani, ma e lo so perché ve li ho portati anche sul canale, soprattutto Train Simulator, diciamo richiedono installazioni veramente veramente massacranti, bisogna scaricarsi tonnellate di file, è un casino configurare tutto, quindi insomma non è semplice, per cui speriamo che questo simulatore ponga un po' rimedio a questo problema. Quindi quest'oggi ci proviamo il multiplayer. La cosa interessante è che ci sono anche i regolatori della circolazione, che sono player online nelle varie stazioni ferroviarie, che appunto si occupano di regolare il traffico ed evitare ovviamente disastri, quindi anche questo è un aspetto indubbiamente fighissimo, perché appunto il giocare insomma multiplayer, quindi sia vedere gli altri convogli degli altri player, sia diciamo sapere che c'è qualcuno che regola il traffico, è una cosa sicuramente interessante. Dunque io adesso stavo cercando il server italiano, eccolo qua. Perfetto, abbiamo un regolatore della circolazione e un macchinista attualmente all'interno del server italiano. È un orario un po' ostico perché sto registrando il primo pomeriggio, quindi diciamo che alla sera si trova sicuramente molta più gente. Per il momento io faccio come al solito il macchinista, perché il regolatore della circolazione non l'ho ancora provato, quindi devo spippolarmelo un attimo, e andiamo a sceglierci il tragitto. Per chi non sapesse, il simulatore è ambientato per adesso appunto solo in Polonia. Vedremo poi successivamente insomma se verranno aggiunti altri altri scenari, altre mappe, ma sicuramente sarà così. Allora io farei questo che parte adesso praticamente, quindi direi che facciamo inizia, è un trasporto passeggeri. Al momento anche come treni, locomotive ce ne sono poche, ci sono mi sembra 3 o 4 locomotive e i convogli appunto sono un paio passeggeri, 2-3 passeggeri e i restanti insomma trasporto merci, quindi sicuramente non offre molta scelta, ma ribadisco, essendo un early access, fa ben sperare il fatto che aggiungano parecchie cose a breve, anche perché al momento i tragitti sono particolarmente lunghi, quei pochi che abbiamo a disposizione, alcuni arrivano addirittura a durare più di 3 ore, quindi insomma diventa anche un problema fare diciamo un tragitto dall'inizio alla fine. Come vedete noi appena spawnati diciamo all'interno della locomotiva, in questo caso siccome il treno è appena partito c'è il bot che lo comanda, perché nei server tutti i treni sono comunque comandati dai bot finché un player umano non ne prende il posto, e quindi può entrare tranquillamente lui sulla locomotiva e iniziare a pilotare. Io ho scelto un convoglio che partiva alle 25, adesso siamo alle 15:26, quindi era già in movimento. Se avessi scelto un convoglio che partiva dopo 4-5 minuti mi sarei ritrovato in stazione naturalmente con il treno fermo. In questo caso sta facendo ancora tutto il bot, perché finché io non faccio clic appunto sopra dove c'è scritto auto non vado a prenderne io il controllo, quindi adesso facciamo auto, così siamo noi a
pilotare e siamo a posto. Ok, abbiamo il canale radio corretto, perfetto. Adesso abbiamo il limite dei 100, quindi direi che possiamo aumentare anche un zichinin la velocità. Adesso sarà il limite dei 120, quindi teniamola un pochetto su e va bene. A livello di simulazione, ragazzi, il gioco comunque ha subito già diversi aggiornamenti, hanno migliorato un pochettino l'ottimizzazione, anche se non è ancora a livelli insomma perfetti, anzi può e deve essere migliorato ancora tanto per quanto riguarda l'ottimizzazione. Ci stanno lavorando tanto, perché vedete questi scatti ci sono ancora, soprattutto quando si gioca in multiplayer, e lì sono dipesi anche dai server che spesso vengono riavviati. Adesso mi si è frizzato, ok, si è ripreso. Spesso vengono riavviati appunto per manutenzione, e quindi ecco l'unica menata, che adesso magari spesso e volentieri state giocando insomma in multiplayer, venite buttati fuori dal server perché il server è stato riavviato, come detto, per manutenzione. Quindi insomma, bene che ci stanno lavorando tanto, purtroppo bisogna avere un attimino di pazienza adesso, che insomma si può essere cacciati dalla partita se si gioca in multiplayer, come detto piuttosto spesso. Molto bello il fatto di vedere gli altri convogli per l'appunto quando si viaggia, è veramente veramente figo, e c'è la possibilità anche di chiamare via radio per l'appunto i vari controllori che ci sono al momento online. Però attenzione a non accelerare troppo, perché sennò me dà a multa. Ok, vabbè, tra poco è a 160, quindi teniamo così, non sto a frenare, perché adesso dovrebbe piano piano aumentare. Al momento c'è solo questo Borgo 8383 come controllore, ma è controllore a più di 100 km da noi, quindi direi che è inutile contattarlo, insomma non ci servirebbe, non ci servirebbe a un granché. Per il momento, altra cosa che dovranno aggiungere, perché c'è nel single player ma nel multi ancora no, vedete ste frizzate. Poi l'altra sera no, l'altra sera andava decisamente più liscio, oggi si vede che hanno toccato ancora i server e sta laggando più del solito. Comunque dicevo, cosa stavo dicendo? Oddio, poi mi sono messo a parlare di altro e non mi ricordo più. Vabbè, poi se mi verrà in mente ve lo dico. Comunque, per quanto riguarda il simulatore, come vedete a livello grafico, questo l'avevo già detto anche nel insomma nei precedenti video, sicuramente non è il top, però ha comunque una grafica, adesso a parte il discorso dell'ottimizzazione, che secondo me si lascia guardare più che tranquillamente, fa la sua sporca figura, e ripeto, per sempre ben inteso che stiamo parlando comunque di un simulatore ferroviario, quindi insomma che non mi deve creare una grafica ultra realistica, basta che la grafica sia come in questo caso con un buon colpo d'occhio, va più che bene, ecco l'importante è la fisica dei treni eccetera eccetera. Da questo punto di vista devo dire che a me, che sono assolutamente ignorante in materia, però mi sembra sia stata curata particolarmente bene la fisica dei treni. Vedo che anche l'interazione con queste locomotive comunque è bella alta, perché si può spippolare veramente con qualsiasi cosa, ha una marea di tasti che effettivamente funzionano. E poi ovviamente con le mod, come al solito, andremo a aumentare ulteriormente questo realismo e questa interazione, quindi da questo punto di vista secondo me è molto promettente come simulatore, veramente molto promettente, per cui insomma io spero che veramente gli stiano dietro, spero che davvero lo aggiornino come merita, e spero soprattutto che sblocchino, come detto, l'editor e che la community insomma si dia da fare per creare qualche bello scenario italiano, anche perché ribadisco, essendoci poi il multiplayer, pensate che figata, ci si ritrova con gli amici e si fa, che ne so, Milano-Torino tutti insieme, con convogli diversi, con magari qualche controllore sempre vostro amico che regola il traffico, insomma sarebbe veramente veramente una figata abnorme, e soprattutto una cosa che non è possibile trovare in nessun altro simulatore, quindi questo secondo me è l'aspetto più importante. E ribadisco, spero che ne valga la pena. Frena zio, frena, perché c'è... Ah no, ok, che spavento, c'era il semaforo rosso, adesso è tornato verde, ok, perché era meno di un chilometro, no, cos'era, un chilometro e cento, un chilometro e due,
mi toccava fare un'inchiodata assurda, veramente un'inchiodata assurda, quindi meno male che poi il semaforo è diventato verde. Ah sì, ecco, adesso mi è venuto in mente cosa vi volevo dire prima, che una cosa che ancora manca nel multiplayer, che invece è presente nel single player, è il discorso dei passeggeri che salgono e scendono dal treno. Adesso abbiamo visto passeggeri, vedremo anche passeggeri all'interno delle stazioni, sulle banchine eccetera, i passeggeri ci sono in termini proprio di omini, ma al momento quando voi vi fermate col treno non sale nessuno, non sale e non scende nessuno, il vostro treno è sempre vuoto, vedete che ci sono le persone alla stazione, però al momento non sale e non scende ancora nessuno. Nel single player invece sì, non so perché c'è questa cosa, nel multiplayer si vede che non volevano appesantire troppo i server e quindi non hanno messo le animazioni, diciamo, dei vari personaggi che salgono e scendono dal treno, ma da quanto ho capito le metteranno comunque più avanti, quindi vogliono prima concentrarsi sull'ottimizzare il più possibile e quindi rendere l'esperienza multiplayer più fluida possibile e poi ovviamente aggiungere tutte queste cosettine qua che sono cose in più. Per carità, non è essenziale, di certo è che adesso comunque noi vediamo, pardon, no non volevo andarmene, scuso, ho sbagliato tasto. Ecco, non so ancora bene quando utilizzare la tromba, perché ogni tanto me l'ha fatto anche l'altra sera che lo stavo provicchiando io off camera. Ogni tanto mi multa, perché, cioè mi multa nel senso che mi toglie qualche punto, perché mi dice che non ho usato la tromba. Non ho capito bene quando la dovrei usare, quindi al massimo se qualcuno di voi lo sa me lo dica, perché mi scoccia che mi tolga punti per questa motivazione. Come vi dicevo, se io metto la telecamera interna al treno è vuoto il treno e fa un po' di tristezza vederlo così effettivamente. Ecco qua un altro convoglio, l'abbiamo superato, vabbè, lo salutiamo adesso. E quindi l'unica cosa è quella, per amor di Dio non cambia la vita perché è solo una cosa grafica, diciamo così, però effettivamente spero che comunque anche questa cosa venga aggiunta, giusto per dare quel tot di realismo in più. Allora, io adesso il limite di 160 sto già a 155, quindi mi conviene abbassare completamente la velocità. Per dire, ecco, anche sul discorso dell'interazione, io posso tranquillamente andare, se mi ricordo dov'è, ecco, a estendere, diciamo così, il parasole, vedete che figata, così da non avere, insomma, un eccessivo fastidio per quanto riguarda i riflessi del sole, quindi anche questa è una cosa molto molto bellina. Molto bello anche l'effetto della pioggia, mi è capitato qualche sera fa appunto durante un viaggio di dover anche affrontare un pezzettino di tragitto con la pioggia, anche quella molto realistica, devi effettivamente accendere i tergicristalli, sennò ti si lercia tutto il vetro. Il vetro comunque, anche se non c'è pioggia, dopo un po' si sporca per i vari insetti e moscerini spiaccicati sul parabrezza, quindi abbiamo anche il lavavetri, qua da qualche parte c'era il tasto, eccolo qua, lavavetri, che ci permette per l'appunto di andare a dare una pulita al vetro qualora diventi poi alla fine troppo sporco. Allora, io qua per il momento peraltro non mi devo neanche fermare, devo attraversare semplicemente queste città, la prossima che devo attraversare è questa Grodzisk Mazowieckich, più o meno. non credo che la pronuncia sia corretta quella che ho detto, ma insomma ci siamo capiti, questa città qua, ok. E non ho fermate al momento, anche perché è una tratta piuttosto lunga, come avete visto la tratta completa cos'è che durava 2 ore forse, giù di lì, e di conseguenza vabbè, ovviamente non andrò a farla tutta. Quindi anche in questo caso spero che aggiungano delle tratte brevi che possiamo affrontare magari dai 10-20 minuti, mezz'ora, cose di questo tipo, in modo da farci scegliere quale percorso ci è più congeniale, perché comunque magari chi ha 2 ore di tempo se le spara anche sul simulatore, per chi non ce le ha come me purtroppo diventa difficile fare una tratta dall'inizio alla fine, e mi scoccia tutte le volte fare magari un pezzo di tratta 10-20 minuti e poi semplicemente prendere e uscire dal server. Ecco, anche questa è una cosa che mi dispiace particolarmente, ma è molto difficile trovare tratte disponibili in multiplayer che durino, insomma, meno di mezz'ora, ecco, veramente molto molto difficile, quindi anche questa cosa spero che poi venga sistemata. Quindi ragazzi, che dire, questo è un po' il
simulatore, quindi questo è un po' Sim Rail, come detto, un simulatore che io ho voluto prendere perché la beta me l'hanno mandata gli sviluppatori, la versione finale no, però gli ho voluto dare fiducia acquistandolo perché sinceramente mi ispira veramente tantissimo, quindi spero davvero che insomma questa mia fiducia venga ripagata e che non muoia semplicemente col tempo. Per adesso, come detto, aggiornamenti li stanno facendo, quindi speriamo assolutamente che vadano avanti così. Voi ragazzi, ovviamente, fatemi sapere che cosa ne pensate, se avete il gioco, insomma, se ogni tanto ci giocate anche in multiplayer, magari qualche prossima volta, insomma, potrebbe anche darsi che ci becchiamo all'interno del server, perché sicuramente io andrò avanti così a tempo libero a farmi qualche girettino. Quindi ragazzi, voi fatemi sapere cosa ne pensate. Nel frattempo, come al solito, vi invito a lasciare un sacco di like, condividete, commentate, iscrivetevi al canale, se non siete iscritti attivate la campanellina delle notifiche per chi vuole dare un contributo concreto al canale, come sempre lo può fare attraverso gli abbonamenti di YouTube o il tastino grazie al di sotto di ogni mio video. Detto questo ragazzi, io vi ringrazio, vi saluto e noi ci becchiamo come sempre al prossimo gameplay. Ciao belli!